Buonasera e bentornati a Talk Sicilia, il programma di approfondimento di Blog Sicilia. Oggi vogliamo affrontare un tema che va oltre la cronaca, proprio perché programma di approfondimento vogliamo rendere il giusto tributo a un grande professionista del mondo dello spettacolo e dell'intrattenimento, a un grande lavoratore, a un imprenditore che comunque ha lasciato il segno ed è morto in maniera tragica. Non è la classica morte bianca, quella di Nino Vaccalluzzo. Imprenditore 62 anni, maestro pirotecnico riconosciuto a livello internazionale. C'è tempo, ci sarà modo per scoprire le ragioni di quell'incidente, di questo grave incidente che ha privato tutta la Sicilia, ma tutto il mondo, di uno dei più grandi esperti del settore. Per raccontare la storia della famiglia Vaccalluzzo e di Nino Vaccalluzzo abbiamo con noi due ospiti prestigiosi. Benvenuto a Salvo La Rosa, il volto della TV della Sicilia per antonomasia, ma in realtà del Mediterraneo. Da oltre 40 anni ci accompagna. Grazie. Con la sua voce e col suo sorriso, con programmi di intrattenimento, di cronaca, di politica, quindi il volto più noto e più amato dei siciliani. E con, grazie Piero, buongiorno. No, grazie a te del tempo che ci dedichi, benvenuto Salvo. E insieme a Salvo abbiamo anche una delle penne più graffianti e brillanti della Sicilia, versione orientale, Francesco Lamiani, benvenuto. Poi tu sei stato anche qui di casa a Blog Sicilia, quindi è un bentornato. È il mio, insomma, mi sento a casa, come in pochi altri posti. Blog Sicilia la sento davvero casa mia, sono passato più di 10 anni a Blog Sicilia. Sì, ne sento ancora la pelle attaccata addosso. Benissimo, e con questi brandelli di pelle attaccata addosso entriamo direttamente nel vivo del dibattito. Salvo, se non hai nulla in contrario, io inizierei da Francesco, perché diamo spazio alla cronaca magari. Francesco, io a te chiedo... Sì, ma non solo, Piero, devo dire subito che Francesco, come me, era ed è molto amico della famiglia Vaccalluzzo e poi, più di me, è un grande appassionato di fuochi, di giochi pirotecnici, è proprio uno preparato, quindi conosce molto bene la materia, ama questo spettacolo straordinario, quindi è giusto che cominci lui. E infatti noi, conoscendo le skill di Francesco, abbiamo pensato che fare questo duetto insieme a te sarebbe stato perfetto, perché tu per oltre 30 anni hai lavorato con la famiglia Vaccalluzzo per la festa di Sant'Agata, li conosci benissimo, sai come lavorano, sai qual è il loro livello professionale e artistico. Francesco è, come dire, l'alter ego che ci racconta, come dire, l'evoluzione tecnologica, i rischi che comunque ancora oggi si corrono, seppur limitati, in un'arte industriale che ha anche un po' di sentore artigianale, ancora rimane. Francesco... È un mestiere antichissimo, Piero. La tua prefazione è stata giustissima. Non si può parlare di una morte bianca, così come non si può parlare di un semplice... operatore. Nino Vaccalluzzo, per chi conosce questo mondo, rappresenta certamente una delle pietre miliari dei nuovi fuochi pirotecnici. È stato certamente un chimico all'avanguardia, uno capace di guardare oltre lo spettacolo che ha origini antichissime. I fuochi artifici risalgono veramente alla notte dei tempi. Se non sbaglio, i fuochi artifici risalgono all'anno 1000 in Cina, erano proprio delle simulazioni di guerra per far spaventare gli avversari sul campo. Sì, e questa evoluzione nel tempo, specie nel sud Italia, anche se bisogna riconoscere che sono tantissimi altri paesi che hanno questa passione. Con Salvo tante volte abbiamo commentato i fuochi del 3 di Sant'Agata, ma i fuochi più famosi al mondo sono quelli del 4 luglio sotto la Statua della Libertà negli Stati Uniti, a New York. E anche lì, negli Stati Uniti, c'è una grandissima passione. Vero è, come dicevo, che il Sud Italia, e segnatamente la Sicilia, la Campania, il Basso Lazio e la Puglia, sono probabilmente le regioni con le scuole più prestigiose. E tra queste scuole, certamente quella di Vaccalluzzo è una delle più... luminose. Se dovessi, come te, tratteggiare un ritratto, o meglio, dovessi descrivere ciò che è accaduto ieri, è come se un grandissimo campione, un grandissimo atleta, se ne andasse... Il Maradona dei fuochi pirotecnici, per capirci. Se ne andasse su un campo di calcio, se andasse su una pista d'atletica piuttosto che su un palco, perché stava lavorando, stava facendo quello che faceva ogni giorno, cioè... Quelle che vedete, che giustamente state offrendo alla nostra visione, quei giochi, quelle strisce di luce, piuttosto che le esplosioni nel cielo,
sono frutto di un processo talmente complesso in cui ogni singolo oggetto che brilla nel cielo viene studiato, analizzato, composto, scomposto, provato e poi confezionato e fatto esplodere, fatto brillare. È chiaro che poi c'è una componente di spettacolo che nel tempo è migliorata. In questo Salvo vi potrà confermare come sì, si è passati dai mortai in metallo piuttosto che in altri materiali ad altri tipi di mortai e soprattutto i metodi di accensione, perché una volta fisicamente i fuochisti, i pirotecnici andavano a pochi metri, a pochi passi dal mortaio per far brillare, per accendere il gioco pirotecnico, mentre adesso viene tutto radiocomandato attraverso dei software particolari. Ma quindi c'è anche una storia nella storia, perché furono per primi vacca. Ecco Francesco, la storia, siccome hai chiamato in causa Salvo, io vorrei appunto che Salvo ci raccontasse la sua esperienza con la famiglia Vaccaluzzo. Tu mi hai detto prima di collegarci più di 30 anni di attività per la festa di Sant'Agata, che tu segui con passione e fede per le più importanti emittenti regionali e nazionali. Come è cambiato in questi 30 anni? Cioè, raccontaci un po' l'evoluzione tecnologica e anche il sentimento che mettono questi professionisti nel dare questo colore, questo tocco, questo brillore alla festa più importante del Mediterraneo, insieme a quella di Santa Rosalia, per carità, altrimenti qua mi picchiano. No, peraltro io le commento entrambe, quindi diciamo sono proprio il più equilibrato di tutti, faccio il festino di Santa Rosalia e la processione dell'urna con le sacre. Io volevo essere come par condicio fra le due sante. Il 15 luglio la sto ancora facendo per la mia emittente che è TGS e per 32 anni consecutivi ho fatto la festa di Sant'Agata. Peraltro cominciammo proprio nel 1991 con la prima telecronaca su Antenna Sicilia, perché come ricorderete a gennaio del 91 scoppiò la guerra del Golfo, noi eravamo in qualche modo interessati perché da Sigonella, base NATO a pochi chilometri da Catania, partivano gli aerei che andavano poi a combattere nel Golfo per l'appunto, e quindi l'allora arcivescovo di Catania, Monsignor Luigi Bommarito, decise di fare una festa in stile penitenziale e decise, tra l'altro ci furono appunto, come puoi immaginare, delle reazioni incredibili a questa decisione molto bella peraltro di Monsignor Bommarito, di fare una festa ridotta, di non fare uscire la vara ma di far uscire il 5 in processione il busto con le reliquie, partendo da Piazza Duomo per arrivare nei luoghi del martirio che era appunto che è Piazza Stesicoro e ritorno. E io dissi: ma perché non la facciamo in diretta? È una cosa clamorosa, è una cosa incredibile, c'è una guerra allora come oggi peraltro a pochi passi da casa e stavo quindi pensando proprio a questo. Esatto, quindi diciamo che dopo tanti anni purtroppo l'uomo continua a fare guerre e fu un evento incredibile, una diretta seguita veramente da tutti. Allora non c'erano gli streaming, però insomma Teletna la fece allora, poi diventò Antenna Sicilia, fece questa diretta, ripeto, clamorosa. E da allora cominciò questo mio racconto che non si è mai fermato, poi sono stato su Video Mediterraneo, ho fatto anche una bella edizione, devo dire, Francesco se la ricorda, solo in streaming, credo nel 2017, dove Viaggio Semilia e Blog Sicilia sono stati importanti. Ti ricordi, Francesco, perché ci hanno dato un supporto sicuramente valido. Uno dei primi esperimenti all'epoca. Esatto, e abbiamo fatto delle dirette con migliaia di persone collegate e con decine di migliaia di visualizzazioni. E poi sono approdato nel 2018 a TGS, dove faccio il direttore artistico, e da allora 18, 19, 20, 21 e 22 ho completato, come dire, questa opera su TGS e andremo ancora avanti. La festa ovviamente è cambiata perché sono cambiati i tempi, ha detto benissimo Francesco, allora i fuochi venivano materialmente sparati dai fuochisti e quindi il rischio sicuramente era maggiore e noi, mi ricordo, mandavamo proprio le telecamere dietro le quinte dei fuochi per vedere questa accensione che era anche spettacolare. Adesso, ha detto bene Francesco, tutto è rigorosamente computerizzato, è uno spettacolo che viene preparato, così come tu prepari lo spettacolo delle luci
di un concerto, così come tu prepari i suoni di un concerto, anche lì tutto computerizzato, e quindi si preparano le scene, si dice, no? Le scene del computer per lo Quindi spettacolo, esiste lo una stesso tempo. coreografia pirotecnica, non c'è nulla di casuale. Assolutamente. Assolutamente sì, e lo spettacolo migliora, cambia e viene anche giudicato in base a quella che è la scena. Gli ultimi giochi piromusicali fatti fino al 2020 da Vaccaluzzo davanti alla Cattedrale di Catania il 3 sera sono migliorati, sono cambiati nel tempo e ogni anno, per quanto mi riguarda, sono stati sempre più spettacolari, sempre più clamorosi, sempre più belli e quindi è uno spettacolo. Definire Nino Vaccaluzzo, che chiaramente ricorderemo per sempre, e definire Alfredo e tutti gli altri componenti della famiglia maestri Gianni, pirotecnici, Franco, non è, Alessandro. Gianni, Franco, Alessandro, esatto, non è sbagliato. Infatti, stamattina devo dirti, Francesco, poi ci siamo messaggiati un po' con Alfredo, che chiaramente è molto provato, però sta facendo molto bene alla famiglia, come è giusto che sia, tutto questo amore, tutto questo affetto che da ieri si è riversato proprio sulla famiglia Vaccaluzzo, sui figli di Nino, perché erano e sono persone molto amate, molto stimate e molto conosciute per tutto quello che stiamo vedendo adesso anche noi in onda. Adesso, perfetto, salvo. No, Francesco, volevo facciamo un aggiungere una piccolo. cosa, se mi Sì, consenti, prego, Piero. prego, certo, ci Se mancherebbe. mi Poi comunque la consenti. domanda arriva a te, ti consento, certo. Sì, Salvo ha detto bene, aggiungerei solo una cosa. Che nel tempo sì, tutto è migliorato, ma comunque in questo tipo di spettacolo, di intrattenimento, è sempre buona la prima, perché non c'è mai un secondo tentativo. Quello che hai dentro i mortai va su nel cielo piuttosto che brillare in prossimità di altre zone in cui è posizionato. E quindi deve essere necessariamente tutto perfetto, tutto calibrato, tutto nella massima sicurezza. È sempre così, fortunatamente. Allora, Francesco, torniamo un attimo ai fatti di cronaca. Purtroppo non è la prima volta che c'è un lutto nella famiglia Vaccaluzzo. Nel 97 anche un fratello di Nino Vaccaluzzo è morto per un'esplosione all'interno della fabbrica. Certamente ti confermo quello che tutti hanno scritto, che purtroppo non è il primo lutto in casa Vaccaluzzo. Anni fa morì Gianluca, Gianluca, esattamente. che Mi era il più riferivo a questo piccolo episodio. dei fratelli. Sì, Mi riferivo a poi il questo più piccolo dei episodio. fratelli, però onestamente non conosco l'epilogo della vicenda. Torniamo, diciamo, No, vabbè, alla diciamo storia subito della una cosa, famiglia. che Sì, prego. no, la fabbrica in questione è una delle fabbriche, certamente una delle più Francesco, perdonami, ma prima di attrezzate. collegarsi tu raccontavi di questa fabbrica, definivi un po' la NASA dei fuochi d'artificio. Perché la definisci la Sì, NASA dei fuochi ma perché d'artificio? Qual è il livello di tecnologia, di computerizzazione che deve devi essere andarla a immesso? visitare per renderti. No, devi andarla a visitare per renderti conto di quello che è. Di fatto ci sono delle case matte con dei muri tagliafuoco tutti in cemento armato. E ripeto, stiamo parlando della fabbrica di Nino in cui lavorava Nino. Poi Alfredo ne ha realizzato un'altra che essendo più recente, ancora più all'avanguardia. Sono davvero, davvero dei luoghi di lavoro di grandissima sicurezza e che garantiscono a loro una certa tranquillità. È chiaro che ovviamente l'episodio pericoloso, l'episodio che ovviamente può innescare episodi come quelli che sono successivi, è sempre dietro l'angolo, un mestiere che è rischiosissimo. E lì adesso vorrei, a rischio di essere molto impopolare, a rischio di essere molto impopolare, dico quello che penso. Spesso si fa un gran parlare sul costo dei fuochi d'artificio. Costano tanto, è vero. Ma i fuochi d'artificio hanno un processo di lavorazione, è un processo di rischio, consentitemi, pari a pochi altri mestieri al mondo. E quindi se questo tipo di spettacolo ha un costo così elevato, c'è una ragione, che magari deve essere spiegata più volte, perché per moltissime persone, per tanta gente, sì, abbiamo mandato in aria X mila euro, si poteva fare questo, si poteva fare quell'altro. Però se tanto della Sicilia adesso viene condiviso nel mondo, se grandi influencer, penso Ma forse la più guarda, vado a popolare, poi chiaramente braccio, seguo il tuo ragionamento, Francesco, vado a braccio a memoria.
in quasi tutti gli spot promozionali della regione siciliana, di tutti gli enti territoriali della regione, ci sono sempre immagini di fuochi d'artificio. Un motivo ci sarà. Sono un attrattore turistico. Ma non comunque. Solo questo, scusami, io stavo completo quello che stavo dicendo. Se probabilmente l'influencer più nota al mondo, penso di essere smentito, cioè Chiara Ferragni, che ha sì origini siciliane, ha scelto di fare un matrimonio da queste latitudini con dei fuochi d'artificio. Se il brand di moda più conosciuto al mondo che ha origini siciliane, pensa a Dolce Gabbana, Domenico Dolce siciliano, tante volte coniuga le proprie passerelle con fuochi d'artificio, oppure racconta con gli spot con fuochi d'artificio, una ragione ci deve esserci, cioè, insomma è parte integrante della nostra tradizione. Hai provocato il giornalista di quasi inchiesta. A questo punto io però per curiosità vorrei chiedere a Salvo La Rosa, visto che tu ci hai descritto un po', caro Francesco, ci hai descritto un po' i fuochi d'artificio come la Nutella sul pane, cioè se non c'è la Nutella sul pane non c'è festa per i bambini. Salvo, è possibile immaginare queste feste popolari, cariche di tanta tradizione popolare senza i fuochi d'artificio? Come si fa? Direi proprio che è impossibile. Infatti in ogni festa ci sono i fuochi, anche in quelle private, no? In moltissime feste private, in moltissime e lì probabilmente c'è un rischio non calcolato. Sì, magari, beh, è chiaro che l'invito alla prudenza e alla sicurezza deve essere sempre al primo posto, ma non solo per i fuochi, in ogni momento della nostra vita. Quindi prudenza sempre, quando tutto bisogna affidarlo a dei professionisti, è chiaro, quindi soprattutto i fuochi pirotecnici, e la famiglia Vaccalluzzo è una famiglia di grandi professionisti. Però ecco, immaginare momenti di festa, soprattutto quelli popolari, quelli religiosi, senza i fuochi d'artificio è molto difficile. Concordo pienamente con quello che ha detto Francesco, ci sono spesso molte critiche sullo sparo dei fuochi d'artificio, però tutto questo fa parte della tradizione, è un lavoro, è un'impresa commerciale, diventa promozione turistica, ci sono tante persone che lavorano attorno al mondo dei fuochi. Quando c'è una manifestazione con i fuochi, penso al grande festival, ricordi Francesco di Aci Buonaccorsi per esempio, no? Come no? Tutto questo richiama migliaia di persone, per cui diventa anche economia, così come diventano economia i grandi concerti, i grandi eventi, per cui è difficile immaginarlo. Ma poi dobbiamo anche dire alla prudenza, certo. Dimmi. Ma c'è anche da dire che i fuochi d'artificio ci riportano un pochettino bambini. Io faccio una testimonianza personale. Io ho una bimba di 6 anni e mezzo e abbiamo ormai l'abitudine ogni estate, a Ferragosto lei sa che nel Golfo di Mondello ci sono i fuochi d'artificio, e già dalla mattina la bimba mi dice: papà, stasera mi porti in riva al mare a guardare i fuochi. Quindi io capisco che ci sono tanti, tanti ostacoli, tante remore. Però quando si ha a che fare con professionisti come la famiglia Vaccalluzzo, il rischio veramente è marginale. E poi alla fine, diciamoci la verità, è una cosa che aveva sottolineato Francesco, sono rischi che non vengono mai esposti nei confronti di chi è fruitore dello spettacolo. Semmai il rischio se lo assumono in prima persona i professionisti, i lavoratori, perché non si è mai sentito di un incidente verso la folla. Cioè, questo non è mai accaduto, questo per chiarezza lo dobbiamo dire. No, ma è accaduto no, perché ci sono. No, ma è accaduto purtroppo no, perché in passato qualche cosa di durante uno spettacolo è successa. Adesso non ricordo onestamente di preciso dove. Sì, però stiamo parlando sicuramente di decine e decine di anni fa, quando la tecnologia non era quella di oggi. Quello che voglio dire io, prego, è che adesso c'è, appunto, a proposito di prudenza, soprattutto nelle grandi feste come la festa di Sant'Agata, Francesco lo può confermare, c'è un'attenzione straordinaria proprio da parte della questura, della prefettura, dei carabinieri, della guardia di finanza, insomma delle forze dell'ordine. Io ricordo che anche le nostre postazioni, Francesco, la sera del 3 devono stare a 40-50 metri, adesso non ricordo, per essere tutti in piena sicurezza, così come il cordone di polizia porta dietro di un determinato metraggio le persone per farle stare in sicurezza. Quindi ecco, questo è fondamentale.
questa è una cintura, sicuramente, chiaramente non puoi stare a ridosso dei fuochi piromusicali, sarebbe una follia, devi stare ad una certa distanza. Però, ripeto, è chiaro, poi c'è chi non è d'accordo, c'è anche il problema, lo sappiamo bene, degli animali, i cani che hanno fastidio con i fuochi, ecco, poi è sempre difficile mettere tutti quanti d'accordo. Però in questo caso io voglio proprio parlare del ricordo di questo maestro pirotecnico. Ma infatti, Salvo, per favore, ci fai un dettaglio, un aneddoto di tuo particolare che hai con Nino Vaccalluzzo? Ma guarda, sì, no, ma guarda, io ricordo, proprio parlando delle feste di Sant'Agata, purtroppo non ho fatto in tempo a recuperarle, ma bisognerebbe andare nelle varie dirette e riprenderli. Io credo che i siparietti tra Francesco Lamiani e i fratelli Vaccalluzzo e i fuochisti che lavorano con loro dietro le quinte, mandati in onda sulle nostre emittenti, recentemente appunto su TGS, sono veramente meravigliosi, cioè viene fuori tutta l'umanità di questa gente, la loro passione, anche la loro adrenalina e la loro preoccupazione. Sono come degli artisti che prima di salire sul palco sono preoccupati perché lo spettacolo può andare in un modo, può andare in un altro, sono preoccupati di dare il massimo, sono preoccupati di far sì che le musiche funzionino, che l'orchestra suoni, e quindi in questo caso sono preoccupati che tutto il meccanismo preparato vada a buon fine, perché è vero che è tutto computerizzato, è vero che è tutto preparato, ma è preparato dall'uomo, non dimentichiamolo, la regia la fa sempre l'uomo. Tutti quei bottoni che poi vengono premuti sono stati in qualche modo proprio selezionati. Beh, in ogni caso sono dei bottoni che vanno premuti con un senso, non si possono premere bottoni a casaccio. E vanno premuti da un uomo, da una donna, uomo, insomma, da un essere umano. Da un essere umano. Umano. Poi alla fine il computer va sempre indirizzato, va sempre gestito. Ecco. Francesco, ci avviamo alla conclusione. Ci racconti questi tuoi siparietti con la famiglia Vaccalluzzo? Che sì. Cosa combinavi dietro le quinte? Non commento. Ci sono pochi, sai, la vita... No. La vita è fatta di sapori, no? Tu ti ricordi perfettamente il sapore di un dolce piuttosto che di una pizza. E tu invece ricordi l'odore della polvere pirica. È una delle cose che mi inebria di più. Ora voi direte questo è matto, però la colpa è di mio padre che è accanto a me, poi di mio nonno, di mio zio, cioè a casa mia questa passione l'abbiamo sempre avuta, perché davvero comprendiamo, avendo frequentato anche questa gente, perché no, quanto lavoro c'è dietro, quanto non si pari, e anche è argomento di descrizione di ciò che stiamo raccontando. Ero in fabbrica per realizzare un contributo che poi, ai tempi si usavano le cassette, quindi bisognava produrre tanto, registrare tanto, un contributo che poi mandavamo in onda durante la festa di Sant'Agata quando si lavorava per Telesma, e seguimmo tutto il procedimento legato al confezionamento di un fuoco d'artificio che poi viene provato e se va bene viene replicato. E fu una giornata lunghissima, intensa, perché la miscela delle polveri, vedere se questo colore che è frutto di un materiale e quindi di una formula chimica va bene, fa un gioco perfetto, insomma sono tutte ingredienti di un oggetto che poi alla fine, come dicevi tu, è come la Nutella sul pane, ci lascia tutti con gli occhiali in due e ci lascia stupiti. Ci rende un po' più felici la sera, quando stiamo a festeggiare insieme con le nostre famiglie. Ma vi ricordate l'amore che aveva Lucio Dalla per i giochi d'artificio, per i fuochi? Lucio Dalla, secondo me, decise di vivere a Milo non solo perché si innamorò di quel posto, ma perché vicino c'era Cipollini e in Sicilia ci sono tante feste con i fuochi. Ricordi, Francesco, lo incontravamo spesso. Porca miseria, tante volte. Col naso all'insù, tra la gente, e lui era come un bambino innamorato di questo spettacolo che non si perdeva mai per nessuna ragione al mondo. Cioè, quando era a Milo, quando era in Sicilia, andava a vedere le feste popolari, le feste religiose, le feste tradizionali. Perfetto, il tempo è tiranno, il tempo è tiranno e si è conclusa la nostra fascia oraria. Io diciamo ringrazio Francesco Lamiani e Salvo La Rosa per averci aiutato a commemorare e dare il giusto tributo a una famiglia di imprenditori e alla memoria di Nino Vaccalluzzo. Non a caso il titolo di questa puntata l'abbiamo scelto insieme, esatto. Io, Salvo e Francesco, quei fuochi indimenticabili, perché di una cosa siamo certi,
la tradizione della famiglia Vaccalluzzo non si ferma qui, andranno avanti sicuramente con la morte nel cuore in questo periodo, ma con la certezza di essere degli artisti di cui la Sicilia ha bisogno. Grazie, Salvo. Ah, Salvo, forse volevi fare un'ultima battuta, No, se c'è. no, sì, un'ultima battuta. Intanto sul titolo, lo hai detto tu, titolo, devo dire, perfetto, Quei fuochi indimenticabili è il titolo più giusto che potevamo dare a questo bel ricordo di Nino Vaccalluzzo e a questo omaggio che abbiamo fatto tutti insieme alla famiglia Vaccalluzzo. Volevo ringraziare te per avermi Grazie invitato e a te. poi tutti gli amici di Blog Sicilia, perché Grazie. Biagio Semilia, il vostro direttore Manlio Viola, che ha lavorato con me tantissimi anni ad Antenna Sicilia, sono degli Non te lo amici e dei ridiamo. colleghi. Salvo, mi dispiace, No, non no, te no, lo ridiamo. no, Siamo no, no, attaccatissimi, guarda, Manlio. io lo so, lo vorrei riavere, ma È grande prezioso per noi, applauso Manlio. a Manlio, che è prezioso, lo era quando lavorava con me e lo è certamente anche adesso. E poi un abbraccio a Francesco, al quale ovviamente mi lega un rapporto di affetto e di amicizia veramente profondo, e quindi è cresciuto con me e insomma mi fa piacere che sia Siamo sempre, vecchi, Salvo. che Ah, sia siete sempre due mio amico. ragazzini. Allora, ringraziando Grazie, di nuovo ciao, sono tutto Francesco